sono svolti nel pomeriggio nella chiesa della Madonna delle Grazie a Teramo i funerali di Massimo Speca, il consigliere comunale scomparso sabato pomeriggio per un malore. L'avvocato e capogruppo in consiglio comunale del Partito Democratico aveva solo 40 anni, 41 li avrebbe compiuti a dicembre. Un uomo di indiscusse capacità intellettuali e umane. La notizia della sua morte ha sconvolto un'intera città, lascia due figli piccoli ed una moglie disperata per la sua prematura morte. Gli eventi nel capoluogo aprutino sono stati annullati e per oggi è stato proclamato il lutto cittadino. Le lacrime e la commozione erano presenti sul volto di tutti, grande partecipazione al rito funebre anche da parte di tanti esponenti del mondo della politica regionale e locale, per portare l'ultimo saluto a Massimo Speca. Teramo Democratici perdono una persona di grandissimo valore, in modo assurdo, inaspettato e quindi ancor più doloroso, soprattutto se pensiamo agli occhi dei suoi figli, di sua moglie, di una famiglia giovanissima come giovanissimo era lui, nonostante appunto la sua giovane età, competente, profondo, colto, innamorato della nostra terra, libero, capace di pensieri, di riflessioni assolutamente inaspettate, inedite, quindi è uno scrigno prezioso che è perduto e, appunto, in modo insensato, inaccettabile. Massimo era mille cose, perché era una persona per bene prima di tutto, era sempre attento a tutti i problemi, molto preparato, un professionista d'eccellenza ed era un punto di riferimento non solo per il partito, per il gruppo consigliare di Teramo, ma era un punto di riferimento di questa amministrazione, soprattutto un punto di riferimento del sindaco, ma io credo che Massimo fosse un punto di riferimento per la città. Ciao Massimo, mi manchi? E mancherà, ci manchi e mancherà. Grazie Massimo, ti vogliamo sempre.